Il Tribunale del Riesame di Palermo ha scarcerato per mancanza di gravi indizi di colpevolezza Giuseppe Giovanni Faldetta, 37 anni di Agrigento, arrestato nell'ambito del Blitz Antimafia Nuova Cupola con l'accusa di associazione di stampo mafioso. Resta in carcere invece Natale Bianchi, 35 anni di Palermo, ma residente da tempo ad Agrigento, e giudice del Riesame hanno rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata dal suo legale, confermando per il 35enne la custodia cautelare in carcere. Sente caldo ed evade dagli arresti domiciliari alla ricerca di un po' di refrigerio sulla spiaggia di Mollarella a Licata. Protagonista un bracciante agricolo 29enne di Licata, riconosciuto ed arrestato dai carabinieri. Dopo le formalità di rito in caserma, il giovane è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà permanere agli arresti domiciliari. Dopo aver incassato le condanne in primo e secondo grado, hanno deciso di ricorrere in Cassazione se imputati dal processo scaturito dall'operazione antimafia Fire Off, che ha visto coinvolti diversi gelesi impiantati al nord Italia e che avevano esportato specialmente in Lombardia le proprie attività criminali. Il servizio. Ricorrono in appello i sei fedelissimi al clan di Cosa Nostra dell'Inzivillo di Gela, già condannati a 72 anni di prigione nel processo Fire Off, perché riconosciuti colpevoli di essere stati tra i responsabili di decine di episodi estorsivi e di una sfilza di attentati incendiari consumati negli ultimi 9 anni ai danni di una quindicina di imprenditori operanti in provincia di Varese. A ricorrere in appello sono stati Fabio Nicastro, esponente di spicco del gruppo malavitoso dell'Inzivillo operante in Lombardia e stretto alleato di Rosario Vizzini, quest'ultimo alter ego del boss dell'Inzivillo ed oggi collaboratore di giustizia per le imputazioni che si è visto muovere con l'inchiesta Feroff. Fabio Nicastro nei mesi scorsi si è visto infliggere la condanna a 20 anni di prigione, oltre a lui ad impugnare la sentenza di primo grado emessa dal gruppo del Tribunale di Milano, Fabrizio D'Arcangelo, davanti al quale si è celebrato il processo con il rito abbreviato, sono stati lo stesso collaborante Rosario Vizzini, al quale in primo grado fu combinata la condanna a 10 anni di prigione, Rosario Bonvissuto, anche questi condannato a 10 anni in primo grado, Dario Nicastro ed Emanuele Napolitano, ai quali in primo grado fu inflitta la condanna a 12 anni ciascuno, ed Emanuele Napolitano, che ha presentato ricorso in appello contro la condanna ad 8 anni che si è visto irrogare in primo grado. Dalle indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Varese e del commissariato di Busto Arsizio è emersa a chiare lettere come il gruppo di esponenti della criminalità gelese avesse importato le dure regole di Cosa Nostra anche nel nord Italia. Le indagini sfociate nell'operazione Fair Off, condotta al culmine di una meticolosa attività investigativa, mossero i primi passi nel gennaio del 2010 a seguito di un attentato incendiario che ad Indunolona distrusse due autovetture di un pregiudicato del luogo. Quell'incendio puzzò subito ai poliziotti che vi intravidero la mano della malavita. Le indagini presto fecero affiorare una pesante realtà. Emerse infatti che il gruppo di esponenti gelesi del clan Rinzivillo per anni avevano preteso dagli imprenditori non solo l'esborso di denaro per le principali festività dell'anno, ma anche case di villeggiatura ed ingressi nelle zone balneari per consentire a qualche boss di trascorrere le ferie con i familiari in allegria. Un camion è andato a fuoco nella notte nelle vicinanze del quartiere del villaggio Giordano a Palma di Montechiaro. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 di notte e hanno lavorato per circa mezz'ora per spegnere le fiamme. Sono intervenuti sul posto anche carabinieri e polizia, che stanno cercando di accertare l'origine del rogo. Ed un incendio ha distrutto la notte scorsa un'autovettura e 2 cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo il viale delle Dune a San Leone, a bruciare una Fiat Punto di proprietà di un operaio di 38 anni di Agrigento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal mezzo per poi estendersi ai contenitori della spazzatura, non escluso però che il rogo possa essere partito invece dai cassonetti per poi propagarsi all'utilitaria. Un uomo di 57 anni, Giovanni Porcello, originario di Resuttano, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per incendio doloso a Petralia Sottana, nel Palermitano. I militari dell'arma avevano notato una macchina ferma a bordo della carreggiata sulla strada regionale e a poca distanza un uomo che alla loro vista tentava la fuga. I carabinieri lo hanno subito bloccato. Negli stessi frangenti si estendeva un incendio di sterpaglie, macchia mediterranea e bosco, domato poco dopo dai vigili del fuoco e dal corpo forestale regionale. Nell'auto di Porcello sono stati trovati 3 accendini ed una tanica in plastica ancora intrisa di carburante, ed è quindi scattato per lui l'arresto. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.
ha riportato ferite lievi un automobilista di Porto Empedocle coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale autonomo avvenuto sul viadotto Morandi ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sotto l'effetto di alcolici ha perso il controllo della sua automobile, una Lancia Libra, andando a sbattere prima contro lo spartitraffico e poi contro il guardrail. È stato denunciato per guida e stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente. Ed una donna è rimasta leggermente ferita dopo un incidente stradale autonomo avvenuto in contrada Esachimento a Favara. Una 48enne si trovava a bordo della sua Citroen C3 quando, per caso ancora da accertare, ha sbattuto contro il cordolo in cemento che delimita la strada. L'auto a causa della pendenza si è ribaltata, la donna è riuscita comunque a uscire da sola dall'auto, ma per precauzione è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti. Ammonta a 1.000 euro e 5 pacchetti di sigarette il bottino della rapina consumata domenica sera all'interno di un bar di Via Palma Allicata. Ad agire intorno alle 23 un malvivente solitario con il volto travisato da passamontagna, armato di pistola, puntando l'arma contro il proprietario dell'attività. Si è fatto consegnare soldi custoditi nella cassa per poi fuggire, forse con un'auto che si trovava parcheggiata all'esterno e con a bordo un complice. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri. Dovrebbe essere ripristinata entro oggi la linea telefonica passante per la contrada Aquilata a Canicattì dopo che numerose abitazioni ed imprese sono rimaste isolate a causa di un furto di cavi telefonici perpetrato ad opera di ignoti. Dopo le segnalazioni al numero di servizio della Telecom, gli operatori hanno scoperto che erano stati rubati centinaia di metri di cavo che collegavano le varie utenze alla cabina di smistamento della zona. Gianfranco Miccichè, il candidato ideale per guidare la Sicilia dei siciliani, uomo e politico di grande spessore che si è speso in favore della nostra isola, staccandosi a suo tempo dal governo Berlusconi nel momento di maggior fulgore per curare e difendere gli interessi esclusivi del suo popolo. Depositario del progetto sicilianista, rappresenta il candidato giusto alla presidenza della regione. Con Gianfranco Miccichè, ha dichiarato il dirigente elettorale provinciale di Grande Sud Paolo Ferrara, parte la vera rivoluzione siciliana. Si dà atto di grande lungimiranza politica alle dichiarazioni dell'onorevole Pistorio in rappresentanza dell'MPA, che ampiamente ha espresso assoluta condivisione in un progetto che vede la Sicilia e la sicilianità quale priorità assoluta da perseguire per il bene della nostra regione. Ho già conferito mandato ai legali di querelare gli individui che mi hanno diffamato in questi giorni sulla stampa e su ogni altro mezzo di comunicazione. A dichiararlo è il commissario dell'ASI di Agrigento, Alfonso Cicero. Oltre alle querele penali agirò anche in sede civile per i relativi risarcimenti. Continuerò serenamente e con estrema fermezza nel mio ruolo di amministratore pubblico. Non saranno certo i tentativi di intimidazione alla mia azione legalitaria di vario livello e provenienza, le diffamazioni, i violenti attacchi a mezzo stampa e le macroscopiche falsità comunicate all'opinione pubblica che fermeranno la mia azione di denuncia contro gli atti illeciti ed illegittimi che hanno sconquassato e devastato l'ASI di Agrigento e anche quelli di natura omissiva che hanno consentito le imprese in odor di mafia e colluse di restare indisturbate nelle zone industriali. Questa la reazione del commissario dell'ASI di Agrigento Alfonso Cicero all'indomani dei numerosi attacchi ricevuti a seguito del licenziamento di 3 dirigenti dell'area di sviluppo industriale agrigentina. La mia azione, conclude Cicero, è pregna di copiosi atti e approfondite verifiche amministrative che fissano in modo chiaro tutto ciò che ho dichiarato in questi giorni. Chiarisco che anche i messaggi dei potenti resi a mezzo stampa contro la mia azione di denuncia mi sorprendono e non mi intimoriscono. Il Partito Democratico di Canicattì esprime la propria solidarietà e il proprio sostegno al commissario straordinario dell'ASI di Agrigento Alfonso Cicero per l'opera di legalità e trasparenza che contraddistingue la sua azione amministrativa, un'azione tanto più difficile e complessa perché realizzata in un territorio come quello agrigentino, dove la malapianta mafiosa e le collusioni affaristiche hanno un radicamento profondo e diffuso anche nel tessuto politico imprenditoriale. Chiediamo a Cicero, scrivono i democratici canicattinesi, di continuare con sempre rinnovato vigore nel percorso di legalità e trasparenza intrapreso, nella convinzione che tutte le forze politiche, sindacali e sociali debbano prendere posizione sulle tematiche sollevate dal commissario straordinario dell'ASI.
Emergenza nei comuni della provincia di Agrigento serviti dalla dell'ambiente, si rischia il blocco totale della raccolta dei rifiuti con gravi ripercussioni sul decoro delle stesse città. Abbiamo fatto il punto della situazione con il commissario liquidatore della Tetaro, Rosario Miceli. Presidente Miceli, nuovamente emergenza nei comuni serviti dalla Dedalo Ambiente. A che punto è la situazione? Non è nuovamente, è la stessa emergenza. È un'emergenza che finora ho controllato, non abbiamo creato disservizi e quindi anche l'interruzione, però dobbiamo far presente che questa società è da quasi un mese che non ha liquidità, dovuto anche e soprattutto al pignoramento di somme dovute alla Catanzaro SRL riguardante l'anno 2009. Di conseguenza aspettiamo l'udienza che è il giorno 6 settembre, a quell'epoca possiamo liberare i nostri conti e quindi i comuni possono incominciare a versare e uscire un po' da questa situazione drastica, come la chiamo io. Spero di arrivare al giorno 6, giorno 7 senza l'interruzione del pubblico servizio. Per quanto riguarda invece una situazione un po' più particolare, più pericolosa, più drastica è quella del comune di Licata, che come tutti noi sappiamo da gennaio a oggi non ha pagato e purtroppo dalle notizie che arrivano dalla stessa amministrazione comunale, dichiarata ieri durante una riunione con tutti i sindaci del Lato, non hanno la possibilità neanche di parlare nel presente e non nel futuro. Quindi immaginiamoci un comune che è il comune capofila, dove ha una quota del 25% pari al costo del servizio e di smaltimento dei rifiuti in discarica di 509.000 euro circa al mese, facciamo i conti, sono 3 milioni e 8 ad agosto. E quindi la situazione non potrà essere, potrà migliorare rispetto a oggi, ripeto, dopo lo sblocco dei conti correnti, ma la situazione è sempre questa. Quindi io ho fatto appello ieri tramite una lettera firmata da parte mia e anche dei sindaci soci al Dipartimento perché intervengano immediatamente nei confronti del Comune di Licata per poter assicurare i giusti pagamenti e quindi lo svolgimento di tutto il servizio. Io da oggi Licata ha un servizio ridotto, ma non so fino a quale punto posso anche questo assicurarlo. Questa è tutta la situazione, quindi aspettiamo giorni migliori, speriamo bene. Ecco, per quanto riguarda il sistema degli ATO, siamo ormai prossimi, almeno seguendo le disposizioni della Regione, siamo ormai prossimi, ecco, alla loro cancellazione, dovrebbero essere sostituiti dalle SRR. E con suo giudizio in merito a questa trasformazione, Presidente? Ma vabbè, io non voglio criticare una legge fatta dal Parlamento regionale, però se vogliamo parlare tecnicamente parliamo di assurdità, perché ancora i comuni come le Benzane hanno avuto la possibilità di approvare lo statuto delle SRR, quindi c'è una situazione drastica anche lì, perché la legge che c'è, che dice che il 30 settembre è l'ultimo giorno della gestione. Quindi io il 1 ottobre, guardi fra un mese, non è più lontano, dovrei consegnare a qualcuno la gestione. Il qualcuno era non nella SRR, ma la SRR dopo costituita, quindi lei si deve immaginare l'approvazione del Consiglio Comunale e poi la prima assemblea, quindi atto notarile e quindi iscrizione alla Camera del Commercio e quindi poi bisogna andare a fare un progetto per un appalto di enorme che comprende i 18 comuni della G2 più i 7, 25 comuni per quanto riguarda l'espletamento del nuovo servizio. E quindi lei si immagina, lei capisca i tempi che ci vorranno. Quindi come al solito la Regione Siciliana crea confusione e disagio a chi sta gestendo in queste pessime condizioni e abbandonati anche dalla stessa Regione Siciliana che già si trova in campagna elettorale come tutti noi sappiamo. Quindi secondo me ci saranno altri tipi di problemi. E poi alla luce anche del Commissario dello Stato che giustamente devo dire io ha bocciato alcune norme.
non chiare, dico, non chiare da parte dell'Assemblea della Regione all'ultima seduta. Una delle tante che a me dispiace, che è quello che mi preoccupa più che altro, è quello che non ci sarà nelle serre la sicurezza del transito dei dipendenti, degli ATO di tutta la Sicilia presso quella struttura. Quindi come si va a fare un SRR se non hai la sicurezza occupazionale? Guarda, uno degli esempi banali, mi pare che già l'ha comunicato, il sindaco di Canicattì addirittura si rifiutava di portarlo in consiglio comunale, ma glielo dovrà portare perché è obbligato, perché ha questa grande preoccupazione che dei dipendenti oggi esistenti in ATO dell'ambiente, che non si sa alla fine che faranno e come dovranno transitare nel nuovo soggetto. Quindi ecco, già qualche sindaco incomincia ad avvertire questo problema. Si è svolto ieri a Palermo, presso gli uffici di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, un incontro operativo per definire un approccio concreto alla questione dei lavoratori precari degli enti locali, delle aziende sanitarie e della regione. Erano presenti l'europarlamentare Salvatore Iacolino, promotore dell'incontro, il presidente dell'ARS Francesco Cascio e l'assessore regionale al lavoro Giuseppe Spampinato. L'incontro, ha dichiarato Iacolino, è servito ad elaborare un progetto comune a tutte le forze politiche presenti con i sindaci intervenuti perché ai vari livelli parlamentari vi possa essere una spinta unitaria che garantisca la continuità delle indispensabili prestazioni rese dai predetti lavoratori. Siamo certi, continua Iacolino, che la giunta regionale possa prendere in considerazione l'esigenza di individuare le risorse pari a circa 16 milioni di euro per dare continuità ai lavoratori sin dal 1 novembre 2012, colmando l'attuale carenza di copertura finanziaria anche per l'anno in corso. È stato pubblicato dalla Regione Siciliana il calendario venatorio 2012-2013, i cacciatori pronti a tornare ad imbracciare i fucili dal 1 settembre. Il servizio. Ancora pochi giorni e le doppiette potranno nuovamente essere tolte dalla fodera. Sono decine di migliaia i cacciatori siciliani che attendono il 1 settembre per tornare a praticare la loro passione, seguendo attentamente le disposizioni della Regione Siciliana, che nei giorni scorsi ha pubblicato il nuovo calendario venatorio 2012-2013. La preapertura della caccia si avrà appunto dal 1 al 15 settembre, ma sarà limitata ai soli cacciatori residenti in Sicilia. In questo periodo la caccia a tortore e colombacci è limitata a 4 giornate, previsto il divieto di immettere fagiani e utilizzare munizioni con palline di piombo a distanza inferiore di 150 metri dalle rive delle zone umide. Ogni cacciatore potrà scegliere 3 giorni di caccia settimanali, esclusi i giorni di martedì e venerdì. Dal 1 settembre sarà possibile la caccia al coniglio selvatico fino al 16 dicembre, al colombaccio fino al 31 dicembre, dal 1 al 10 febbraio del 2013, la caccia alla tortora fino al 31 ottobre, dal 16 settembre sarà aperta la caccia alla volpe fino al 31 gennaio del 2013, dal 1 ottobre quello al merlo e alle allodole fino al 31 dicembre, dal 2 al 31 gennaio 2013 sarà poi consentita la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani in battuta e secondo specifiche norme. Vietata invece la caccia d'appostamento al beccaccino. Ogni cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria nell'ambito di residenza, in quello in cui è stato ammesso, e inoltre in altri 4 solo per la selvaggina migratoria per 28 giornate, di cui 16 dal 1 settembre al 15 novembre e 12 dal 16 novembre al 10 febbraio del 2013. Dal 2 al 31 gennaio si potrà cacciare nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti e nei laghetti artificiali. Il cacciatore potrà battere 15 capi di selvaggina al giorno, con ulteriori limitazioni per ogni singola specie e per la selvaggina stanziale. Un secondo decreto ha regolamentato poi la caccia nei 233 siti della rete Natura 2000, di cui 204 siti di importanza comunitaria, 15 zone di protezione speciale e 14 aree contestualmente SIC e ZPS. In queste aree, nel periodo di preapertura, è consentita solo la caccia di selezione agli ungulati, è vietata la caccia a gennaio ed è consentito l'addestramento dei cani dal 1 settembre. Il noto regista televisivo Michele Guardia ha firmato il contratto di cessione a vantaggio del comune di Castel Termine di uno storico
stabile nel cuore del paese. Si tratta del celebre laboratorio di pasticceria delle famiglie di Pisa Guardini, un edificio che rappresenta un pezzo di storia del piccolo centro montano. Da laboratorio di pasticceria, detto Guardì, al laboratorio d'arte. Sarà questa infatti la destinazione d'uso dello stabile che si trova nel centro storico e a due passi dall'antiquarium di Pisa Guardì, inaugurato nel 2008 e che fa da scrigno a importanti pezzi d'arte e d'archeologia. Nell'ormai ex laboratorio di pasticceria apportati dovuti aggiustamenti nascerà adesso un quartiere generale che diventerà una fucina per gli artisti di tutta la provincia. Sono partite da alcuni giorni le operazioni di trivellazione per la creazione di un pozzo che serve il bene sequestrato alla mafia di Contrada Robadao nelle campagne di Naro. La struttura e le terre assegnate alla cooperativa Rosario Livatino Liberaterra, grazie a nuove risorse idriche, potranno avviare diverse iniziative, tra cui la realizzazione di nuove colture. La trivellazione è stata possibile grazie al contributo economico del progetto Enel Cuore, spiega il presidente della cooperativa Giovanni Loiacono, e speriamo di riuscire ad estrarre l'acqua a breve. Dopo mesi di impegno da parte dei soci della cooperativa e dei volontari dei campi di lavoro di Libera, potremo così avviare delle coltivazioni e far fruttare appieno le terre di Contrada Robadao. E con questa notizia abbiamo concluso per oggi. Grazie per averci seguito. Vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.